Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi sentiremo come Gesù guarisce un cieco dalla nascita. Solo un incontro con Cristo cambia tutta la sua vita. Dalla tenebra esce alla luce. In questa Santa Messa anche noi incontreremo Cristo. Perciò chiediamo perdono per tutti i nostri peccati, per poter incontrare il Signore a cuore puro e che questo incontro sia una nuova luce nella nostra vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti, l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripete a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui.
Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rifranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi stanno sempre compagne. Tutti i giorni della mia vita abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Da quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Slava tebi, Christe Bože, Kralju slave vječite. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue a me avrà la luce della vita. Slava tebi, Christe Bože, Kralju slave vječite. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbi, che ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi hanno mandato finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un medicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» E gli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco, che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé». Questo disse ai suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano gli stabilito che se uno li avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo da dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che modo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a uno cieco nato? Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati, insegni a noi».
e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è il Signore perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi. Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, ascoltando questo Vangelo di oggi, che è abbastanza lungo, potevamo vedere che prima cosa che entra nel nostro orecchio è come Gesù guarisce un uomo nato cieco dalla nascita. Invece, se siamo stati più attenti, allora potevamo vedere che questo non è unico tema di questo Vangelo, cioè in effetti il tema principale di questo Vangelo è la domanda della fede e il miracolo di Gesù, è solo primo passo sulla via della fede. Possiamo vedere pure che l'apertura degli occhi o riacquistare la vista a un cieco va in parallela con la sua conoscenza chi è Gesù Cristo. All'inizio Gesù lo guarisce e l'uomo che è guarito non sa nemmeno chi è lui. Lui sa solo che è un uomo che si chiama Gesù. Dopo, quando i farisei l'hanno interrogato, lui dice: lui è profeta. Lui fa un passo in avanti. Prima sapeva solo che è un uomo di nome Gesù, invece adesso lo confessa profeta. Alla fine del Vangelo, quando di nuovo incontra Cristo, lui dice: io credo, Signore. Allora all'inizio solo un uomo, poi profeta, e alla fine lo confessa come Signore. Ecco, il tema di oggi: in nessun caso si deve fermare solo su ammirazione del miracolo di Gesù, ma il tema di oggi dovrebbe essere solo un'indicazione nel nostro cammino e nella nostra fede. Nei primi secoli del cristianesimo alcuni padri scrivevano che Dio è un essere e che lui è anche un luce. La tenebra descrivevano come uno non un essere, cioè la mancanza della luce, della bontà e della bellezza. Quando a questo non essere noi diamo l'attenzione che appartiene a un essere, allora le cose nella nostra vita cambiano, la tenebra e la luce ricevono le dimensioni contrarie della nostra vita. Il Vangelo di oggi ci insegna proprio questo, che Cristo è nostra luce. E quando Cristo è presente, che tutto il resto perde qualsiasi forza, il peccato scompare, il peccato torna indietro, la tenebra si ritira. Ecco, anche a noi il sacramento di oggi, quello che celebriamo qui, questa Santa Eucaristia, sia veramente per noi un sacramento di riconciliazione, che noi crediamo che in esso veramente è presente Cristo. Gesù, vivo Cristo, perché quando Cristo è presente nella nostra vita, quando lo riceviamo come una piccola ostia bianca, lui è come nostra forza, ma anche è nostra protezione, perché la Bibbia ci insegna che quando Cristo è presente tutto il resto perde qualsiasi forza.
Ecco, cari fratelli e sorelle, all'inizio di questo Vangelo c'era una domanda molto interessante, era la domanda che anche noi spesso incontriamo nella nostra vita. La cecità di quest'uomo è conseguenza di suo peccato o magari conseguenza dei peccati dei suoi genitori? Anche noi nel guardare il Signore spesso siamo tentati a pensare che qualche problema nella vita è una punizione per qualche peccato. Gesù fa capire chiaramente che qui non si tratta di una conseguenza di un peccato, ma che la sua cecità è un'occasione che su di lui si compie la gloria del Signore. Ecco, anche noi dobbiamo credere che Dio non è un vecchietto con una lunga barba, con bastone nella mano, che non vede l'ora che noi sbagliamo per darci un pugno in testa. Invece Dio è un Padre misericordioso che continuamente aspetta l'uomo, Padre che è l'uomo in qualsiasi momento, anche se è una situazione difficile, Lui sempre gli offre sua salvezza. Perciò noi, se stiamo nella tenebra e parliamo solo della tenebra o malediamo tenebra, non mettiamo nulla. Meglio alzarsi, alzare la mano, accendere la luce per illuminare quella stanza. Forse non riusciamo a cambiare tutto il mondo, forse non riusciremo a cambiare gli altri che ci stanno attorno, ma se noi apriamo il nostro cuore per illuminare Cristo in Lui, allora la nostra vita sarà la luce agli altri. Nostra vita sarà un segno agli altri dove loro possono trovare la vera luce. Cari fratelli e sorelle, con la speranza che il Vangelo di oggi a tutti noi sia il Vangelo davanti al quale ci chiediamo com'è nostra vita, se noi viviamo nella cecità di queste cose terrene o Cristo è nostra luce. Io spero che l'incontro di oggi veramente allontana tutte le tenebre della nostra vita per illuminare la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.